Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libre TV. Oggi, 4 giugno 2014, siamo in collegamento con Fabrizio Cianci di Radicali Ecologisti. Siamo all'indomani di una ricorrenza che è il 24esimo, se non sbaglio, anniversario di un referendum che ci fu contro la caccia. C'è un'iniziativa di Radicali Ecologisti su questo che ci dirà poi Fabrizio. Volevo soltanto fare appunto un piccolissimo preambolo, diciamo, storico, per quanto abbia io una memoria umana, perché poi insomma ricordo che almeno dall'87 c'è questo interesse dei radicali su questo argomento, con un tentativo appunto nell'87, un primo tentativo di proporre un referendum abrogativo che poi fu dichiarato quindi incostituzionale, non si poté celebrare questo referendum, non si poté votare, e poi dopo appunto con un successivo tentativo, appunto quello appunto a cui ieri ricorrevano 24 anni, nel 90, che riguardava l'accesso, diciamo l'abrogazione del diritto di accesso, che è una cosa diciamo storica da sempre, dei cacciatori accesso ai fondi agricoli, e in quel caso per la prima volta non si raggiunse un quorum nel referendum. Ecco, su questo Radicali Ecologisti, se non sbaglio anche parte in causa sulla caccia, sono attivi con un'iniziativa. Ne parliamo con Fabrizio Cianci, a cui do subito la parola, e io ovviamente annullo il mio audio perché è un po' di fortuna oggi questo collegamento. A te Fabrizio. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. La ricostruzione è esatta, va aggiunto che nel 90 si tennero due referendum sulla caccia. Il primo era quello appunto per abolire il cosiddetto diritto dei cacciatori di accesso ai fondi agricoli, e quindi si andava in quel caso a toccare l'articolo 842 del codice civile, e poi c'era un altro referendum abbinato che restringeva di molto le specie cacciabili, e poi c'era un terzo che invece riguardava l'utilizzo dei pesticidi in agricoltura, quindi una riduzione. E come citavi bene, questi due referendum non raggiunsero in realtà per poco il quorum, anche se poi si furono oltre il 92%, quindi chi andò a votare votò per l'abrogazione. E proprio ieri ricorrevano i 24 anni, e oltretutto poi a proposito di 3 giugno ricorrevano sempre ieri i 2 anni dalla tenuta del referendum piemontese sulla caccia, che poi in realtà non si è tenuto perché è stato annullato con un voto del Consiglio regionale del Piemonte, che ha di fatto abrogato parte della legge 70 del 96, che è la legge regionale appunto sulle attività venatorie, anche se poi in realtà questa legge, una nuova normativa doveva accogliere le richieste dei referendari, ma insomma sembra che questo sia uno dei tanti fantasmi della giunta Cota. Speriamo che la nuova giunta insomma possa legiferare. Però ecco, rieccomi in audio. Per quanto riguarda il Piemonte, sono andato a trovare, mi sembra che ci sta una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la caccia nelle aree contigue, illegittima quindi, nelle aree contigue ai parchi e alle riserve da parte dei cacciatori. Sì, là dunque c'è una situazione abbastanza ambigua. Diciamo, penso che sia, risale nella storia, la notte dei tempi, comincia a essere intaccabile almeno. Sì, perché in realtà noi abbiamo, abbiamo una serie di ambiguità che derivano da più livelli legislativi, mettiamola così. Cioè noi abbiamo delle direttive europee, e poi abbiamo una normativa nazionale sulla caccia, che anche questa sotto il governo Monti con la legge comunitaria e altri provvedimenti è stata aggiornata, perché appunto era fuori dalle direttive europee, e poi con varie normative su scala regionale appunto abbiamo il governo della caccia appunto introdotto con la legge del 92, la 157, che regionalizzava la materia, e quindi ogni regione praticamente ha legiferato di conseguenza. Però abbiamo delle normative molto,
molto diverse tra loro, e abbiamo anche un governo del fenomeno molto diverso, anche in termini di divieti, in termini di guardie forestali a disposizione, insomma anche in termini di strutture, quindi abbiamo una situazione molto variegata in realtà in Italia. E in Piemonte oltretutto c'era anche un altro problema, che alcune aree destinate, vincolate insomma, e destinate ad essere la rete insomma ecologica regionale, quindi parliamo di aree naturali, aree di pregio paesistico eccetera, anche qui veniva consentita c'erano diciamo una serie di deroghe appunto alle attività venatorie, e quindi questo è stato dichiarato illegittimo, perché effettivamente è al di fuori insomma sia delle direttive europee, quindi la direttiva Habitat in questo caso, che rispetto alle normative di protezione dell'ambiente italiane. Allora, Fabrizio, tu hai citato appunto le direttive europee, abbiamo avuto da poco le elezioni europee, io volevo chiederti un parere appunto come diciamo in qualche modo persona che si interessa di questo ambiente e dell'ecologia in ambito radicale, un gruppo che appunto storicamente è sempre stato appunto quello radicale, molto attento all'Europa eccetera, ma secondo te una regolamentazione, si potrebbe ambire a una regolamentazione europea sulla caccia? Una regolamentazione di base c'è, quello che noi anche come associazione stiamo cominciando a fare, anche se è molto difficile poi su scala europea, è quello di spingere verso un depotenziamento delle attività venatorie, e nel senso che vorremmo far prevalere i principi espressi appunto dalla direttiva Habitat, che appunto istituisce questa rete ecologica su scala europea, e nell'ambito della quale in un certo qual modo rientrano le altre due direttive, quella appunto quella sugli uccelli e quella sui mammiferi, che appunto permettono le attività venatorie in tutti i paesi europei, però in un ambito di protezione degli ecosistemi. Quindi diciamo che noi abbiamo un po' una visione un po' bifronte in Europa, no? Insomma. E comunque sì, ci stiamo muovendo, anche se poi in realtà nell'ambito dell'Unione Europea ci sono situazioni legislative molto diverse, quindi in realtà la difficoltà è quella poi di andare anche a esprimere delle linee guida che siano efficaci in tutti i paesi europei. In Francia, per esempio, che è un paese più amico dei cacciatori, insomma di quelli grandi perlomeno, hanno da poco riformato con il nuovo governo, hanno riformato la normativa della caccia e l'hanno ridotta drasticamente. Per esempio, ci sono i paesi dell'est europeo che hanno delle normative molto più vecchie rispetto alle nostre. In Germania, per esempio, c'è un dibattito molto aperto, perché anche loro hanno il problema dell'accesso ai fondi agricoli privati. In Gran Bretagna pure, insomma, ci sono state delle riduzioni. In realtà, diciamo, l'Europa, quella più così, diciamo, evoluta, chiamiamola così, sta andando verso un progressivo depotenziamento della possibilità di cacciare. Però ripeto, il problema è che nell'Europa 28 noi abbiamo situazioni veramente molto diverse. L'Italia purtroppo è uno di quelli di quei paesi nei quali la situazione è rimasta quella se non addirittura è peggiorata. E quindi insomma è poi molto complesso insomma fare un discorso europeo, però insomma stiamo cominciando a ragionarci anche con altri gruppi non italiani. Perfetto, io ti facevo questa domanda perché ovviamente essendo le vittime, cioè gli animali ovviamente divisi tra razze autoctone, migratrici e così via, però poi in definitiva l'ecosistema non conosce confini, i confini politici perlomeno, e quindi insomma ecco in un'ottica un po' più ampia rispetto a quello delle, poi non parliamo poi dei confini regionali, comunali e così via, che veramente rispetto a un discorso ecologico sembra un po' mortificare la ragionevolezza in questo senso, e in questo ecco per questo ti chiedevo di una regolamentazione europea, ecco, che poi ovviamente si pone il problema anche dei controlli e così via. Per quanto riguarda la vostra iniziativa appunto di radicali ecologisti, ovviamente è una cosa in divenire, non ne possiamo parlare nello specifico, ma insomma un pochino qualche accenno
Sì. Beh, intanto per quanto riguarda la questione europea, a livello scientifico... Lo puoi dare? In che senso vi state muovendo? Se pensate di riuscire a raggiungere, diciamo, anche degli accordi, a ottenere delle collaborazioni? Sì, allora intanto per concludere il discorso sull'Europa, facendo un riferimento scientifico, c'è da dire che l'Italia gioca un ruolo fondamentale in tutto quello che riguarda le migrazioni, insomma, degli uccelli, e il nostro paese ha un ruolo centrale nell'ecosistema europeo, quindi in Italia per esempio sarebbe bene agire in maniera abbastanza drastica, perché dal nostro paese dipende la tenuta delle reti, insomma, poi su scala continentale. Per quanto riguarda la questione specifica in Italia, quello che noi stiamo facendo, allora il nostro tipo di lavoro è un lavoro multidimensionale, nel senso che tu hai giustamente citato la fauna, e chiaramente quando si pensa alla caccia la prima cosa che viene in mente è quella, insomma, effettivamente. Però allargando leggermente l'attenzione sul tema, c'è una riflessione da fare anche su quelli che sono per esempio tutti gli aspetti dell'inquinamento, no? Legati al piombo che viene disperso sia nei suoli che nelle acque, e la plastica che viene dispersa anch'essa nell'ambiente. E per quanto riguarda il piombo, il Ministero dell'Ambiente parla di 22.000 tonnellate in soli 5 mesi, questo. Tutti i dati che io darò sono riferiti solo a 5 mesi dell'ultima stagione venatoria. Per quanto riguarda la plastica sono 4.000 tonnellate, quindi insomma noi facciamo una raccolta differenziata, ma poi diciamo questo scempio, insomma, ce lo ritroviamo appunto nell'ambiente. Per quanto riguarda gli animali, le stime sono di oltre 100 milioni di animali uccisi in 5 mesi, e questo esclude il bracconaggio, che come sappiamo oltretutto dalle statistiche delle forze dell'ordine, insomma, riguardano per l'80% persone che hanno licenza di caccia, quindi fondamentalmente i bracconieri sono 4 su 5 sono cacciatori. Il bracconaggio ovviamente ha delle punte proprio nella stagione di caccia, che se poi è distribuito un po' su tutto l'anno. Poi noi abbiamo dei danni alle persone. Nell'ultima stagione di caccia noi abbiamo avuto 25 morti, di cui 3 minori, e circa poco meno della metà erano agricoltori che lavoravano nei campi, quindi non erano cacciatori, quindi erano là che lavoravano. E per quanto riguarda i feriti ne abbiamo 80, anche qui abbiamo un'incidenza enorme per quanto riguarda gli agricoltori, ma abbiamo anche turisti e passanti colpiti appunto dalle armi. E poi abbiamo dei danni economici consistenti, nel senso che noi abbiamo diverse centinaia di milioni di euro. Noi poi oltretutto abbiamo aperto una pagina sul nostro sito, la pubblicizzo, spero si veda, comunque radicaliecologisti.it/scacciamoli, e qua trovate, diciamo, una primissima sintesi, ma insomma continueremo, diciamo, questo lavoro informativo. Parlavo degli aspetti economici, dunque per quanto riguarda il solo settore turistico e agricolo, noi abbiamo fatto una ricostruzione rispetto a dei dossier però che sono di scala provinciale, comunale, insomma, rispetto alle varie associazioni di categoria, e la stima minima sono 437 milioni di euro, sempre nei 5 mesi. E per quanto riguarda invece i danni erariali, quelli certi per il momento sono 175 milioni di euro, e sono danni erariali perché sono soldi che noi contribuenti dovremmo forse sborsare, perché c'è in corso una class action di, appunto, guarda caso, proprio agricoltori che si sono rivolti alla giustizia per avere dei risarcimenti danni. Quindi insomma il problema della caccia è un problema che incide su molti aspetti, per esempio anche gli aspetti economici secondo me sono molto importanti, perché per esempio noi parliamo molto spesso, magari anche a Vanvera, insomma, del cosiddetto petrolio d'Italia, con buona pace delle nuove trivellazioni, che appunto è l'arte, il patrimonio
archeologico, paesistico del nostro paese. Beh, la caccia sicuramente è, come dire, poco conciliabile, no? Con delle politiche di valorizzazione sostenibile. Quindi, infatti, per esempio, noi abbiamo fatto una ricerca sulle strutture turistiche e abbiamo visto anche da studi fatti da associazioni di categoria che i flussi turistici calano in maniera drastica proprio durante la stagione venatoria, e quindi questo è un danno economico non indifferente, soprattutto in un momento in cui proprio il cosiddetto turismo diffuso in Italia, quindi parliamo insomma di quelli più famosi sono gli agriturismi, ma insomma diciamo tutto il turismo, piccoli borghi artistici, vanno internazionalizzandosi, quindi questo è un colpo al cuore a un settore fondamentale della nostra economia. E quindi questo è un po' il quadro, quindi noi ci stiamo muovendo in un'ottica di depotenziamento della legge 157-92 e quindi i punti fondamentali sono la tutela della proprietà, quindi in questo caso si riprende uno dei quesiti dei referendum radicali, e poi c'è un'attenzione particolare della fauna, quindi l'abolizione per esempio di alcune pratiche tipo i richiami vivi, che oltretutto sono vietati dalle direttive europee e per i quali l'Unione ha aperto appunto una procedura di infrazione nei nostri riguardi, oltre poi per esempio al commercio di animali per scopi venatori. E poi un altro aspetto importante ovviamente è quello della sicurezza, quindi il tema delle licenze, delle distanze, eccetera. E poi chiaramente c'è tutto il versante insomma delle imprese agricole, quindi la libertà per gli agricoltori di decidere se aderire ai piani faunistici venatori oppure non. E per quanto riguarda le imprese turistiche, abolire la possibilità di caccia nelle aree che appunto sono o nelle aree di pertinenza delle strutture, quindi parliamo di alberghi rurali o agriturismi, eccetera, ma anche nei cosiddetti distretti turistici che sono stati istituiti 3 anni fa, insomma, quindi sono un'innovazione abbastanza recente che però si sta sviluppando piuttosto bene. In tutto questo c'è anche un'idea di sviluppo sostenibile del nostro paese, e quindi restituire una centralità di politiche economiche, nelle politiche economiche, nella tutela e dall'altra parte la valorizzazione e la fruibilità dei nostri beni paesistici, del patrimonio storico, artistico, eccetera. Quindi questa è la direzione che abbiamo preso. Poi per quanto riguarda le collaborazioni, allora dunque noi abbiamo iniziato a lavorare sulla campagna caccia in questi termini dal 29 settembre. Questa è un'iniziativa che nasce dall'ultimo meeting dei radicali ecologisti, e poi siamo stati ben felici di poter collaborare anche con Parte in Causa che si è trovata d'accordo nell'unire le forze su questa campagna, e questo mi sembra anche un bel messaggio insomma in area radicale, perché insomma associazioni che si uniscono per fare delle cose insieme mi sembra un ottimo messaggio. E poi per quanto riguarda il salto di qualità, potremmo definirlo così, all'ultimo comitato nazionale che si è svolto tra l'11 e il 13 aprile, le proposte presentate appunto da Radicali Ecologisti e Parte in Causa al comitato sono state inserite nella mozione del comitato, quindi è diventata una campagna ufficiale. Il 21 maggio scorso abbiamo incontrato rappresentanti appunto Radicali Ecologisti e Parte in Causa e dei membri della direzione di Radicali Italiani, e quindi abbiamo siamo arrivati a dei primi step sia da un punto di vista giuridico, quindi a breve penso che ci sarà anche delle notizie molto più precise, per il momento insomma stiamo concludendo questa fase,
e poi da un punto di vista proprio come impostare la campagna. Quindi insomma siamo alle battute di alle battute finali, alla faccia delle battute di caccia, insomma, no? Sì, sì, infatti alla faccia delle battute di caccia, che speriamo siano sempre di meno e che possano scomparire. Bene, a questo punto, se tu non hai da aggiungere nulla, io saluterei il nostro pubblico, ringrazierei Donato Volpicella per la regia. Questo video lo potete vedere a breve in on demand sul nostro sito, sul canale YouTube. Faccio appello anche a Fabrizio, che ha una rete molto attiva di spammatori professionisti, per diffonderlo. In bocca al lupo a tutti quanti i non cacciatori, che spesso rischiano di essere feriti, ma comunque sia a tutti gli animali, italiani e non, quanto prima. E grazie a Fabrizio Cianci, se non hai nulla da dire io andrei in chiusura, e a presto sui schermi di Liberi TV. Una sola cosa, veramente brevissima. Allora, il messaggio che vorremmo far passare è questo, che la normativa attuale garantisce, è dalla parte insomma di quei 700.000 cacciatori che oltretutto sono sempre in diminuzione, quindi l'1% garantito, i loro diritti viene pagato dal 99% degli italiani, quindi vogliamo una legge più equilibrata e una composizione degli interessi in campo, sia appunto degli altri cittadini che appunto quel 99% che non pratica la caccia, e soprattutto poi vorremmo dare voce a chi la voce non ce la può avere, quindi evidentemente gli ecosistemi, gli animali, i nostri beni artistici, e quindi invito le persone che vedono questo video a darci una mano, nel senso che se si collegano su radicaliecologisti.it /scacciamoli troveranno anche le possibilità per darci una mano mettendosi in contatto con noi, e c'è anche la possibilità di diventare tra virgolette degli azionisti di questa campagna, quindi fare anche una donazione libera, perché ovviamente dovremo lavorare sul territorio e serviranno delle risorse per tutto quello riguarda i volantinaggi, i tavoli e tutto il resto. Quindi ecco, faccio un appello perché questa possa essere l'occasione giusta per far diventare il paese, almeno su questa tematica, un paese all'avanguardia all'interno dell'Europa. Perfetto, e allora ricordiamo, Radicali Ecologisti, parte in causa, Radicali Italiani, attivi contro la caccia, grazie ancora, Liberi TV. Ciao. Ciao, grazie.